L'attore Vincenzo Crocitti, protagonista di popolari serie TV, è morto la notte scorsa a Roma dopo una lunga malattia all'età di 61 anni. Esordì nel mondo del cinema con il musicarello Nel Sole con Albano e Romina Power e a 28 anni recitò la parte dell'amato figlio di Alberto Sordi in Un borghese piccolo piccolo del 77. Proseguendo la carriera con numerosi film della commedia all'italiana, tra gli altri titoli è apparso in Ragioniera Arturo De Fanti, Bancario Precario, Melodrammore del 77, Romanzo Popolare, Il Colonnello Buttiglione diventa generale, I Sette Magnifici Cornuti. In TV ha fatto parte del cast dello sceneggiato Orzo Way e dalla fine degli anni 90 è stato spesso protagonista sul piccolo schermo. Dal 98 al 2007 ha vestito i panni del dottor Mariano Valenti nella serie Rai 1 Un Medico in Famiglia e dal 2002 al 2007 ha interpretato il vice brigadiere Vittorio Bordi nella fiction Carabinieri su Canale 5.